Cosa ci si aspetta da questa giornata, da questo incontro-confronto? Il Dipartimento della Salute e del Welfare è un dipartimento nuovo. Sapete tutti quanti che i decisori politici di questa regione hanno voluto fortemente l'integrazione praticamente dell'assessorato alle politiche della salute, come si chiamava prima, con il welfare, con il sociale. E quindi queste sono occasioni per un confronto con gli operatori, che sono quelli che poi declinano gli atti di programmazione regionale sul territorio, per un confronto vivo, diretto, tra chi programma e chi naturalmente gestisce. Quindi queste sono giornate che dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda il dipartimento che conduco, sono fondamentali per poter naturalmente accedere a tutte quelle fonti di informazioni che provengono direttamente dal territorio. Dottor Pinto, quali sono le nuove frontiere dell'integrazione socio-sanitaria? Lo scopo di questo evento è proprio quello di mettere insieme le esperienze dei vari territori regionali e proiettarci insieme all'assessore Sclocco su quelle che sono appunto le linee programmatiche del nuovo piano sociale integrato, che va sottolineato è il primo storico piano sociale integrato che noi conosciamo nella nostra regione e che dovrà essere licenziato dalla regione da qui a breve.